È uno dei talenti più straordinari che mi sia mai capitato di incontrare, lo disse Salvatore Accardo di Anna Tifu. Anna, per te è veramente un battesimo di quelli importanti, è stato uno dei tuoi maestri, chiaramente dopo tuo padre. Sì, io ho iniziato a 6 anni con mio papà e poi a 8 anni sono andata da Accardo per farmi ascoltare e da lì insomma c'è stato un percorso di studi con lui che è durato 10 anni. Il violino è la tua vita, lo è sempre stato sin da piccola, perché abbiamo detto tu sei figlia d'arte, ricordiamo che sei figlia di mamma sarda, di padre esatto. Rumeno, e papà è sempre stato un violinista, quindi tu sin da piccola hai sentito la musica nell'aria della tua casa. Sì, infatti è così che ho iniziato. Io mi ricordo quando avevo appunto 5-6 anni e sentivo mio papà studiare, ricordo in particolare il concerto di Tchaikovsky. Sai, come tutti i bambini che vogliono ovviamente imitare quello che fanno i grandi, io rimasi affascinata dal suono di questo strumento e infatti fui proprio io a chiedergli di farmi provare insomma a suonare il violino, senza tener conto ovviamente che ci vogliono anni di studio prima di poter riuscire a suonare un concerto come quello di Tchaikovsky. E ricordo che mi fece provare il violino a 5 anni e io non avevo la pazienza di stargli a studiare, lo volevo suonare subito il concerto di Tchaikovsky, quindi lui ha aspettato un altro anno affinché io entrassi a studiare alle scuole elementari. Quindi a sei anni ho iniziato a studiare ufficialmente, diciamo, e poi ovviamente si è reso conto subito che c'era talento. Che c'era del talento e che imparavo molto più in fretta rispetto alla norma, diciamo. Infatti poi dopo 2 anni già suonavo i Capricci di Paganini e i concerti che in genere si suonano dopo vari anni di studio. A 15 anni ti sei diplomata al Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la menzione d'onore. Ricordi ancora quel momento? Sì, mi ricordo. Ricordo anche che suonai il concerto di Sibelius, che è anche un concerto che mi ha portato molta fortuna, perché è stato il concerto con il quale poi ho vinto uno dei concorsi più importanti a livello internazionale, che è il concorso UNESCO di Bucarest, e quindi mi ricordo che lo suonai anche a 15 anni in occasione del diploma qui a Cagliari. Tu hai vinto molti concorsi a livello nazionale e internazionale, quali sono quelli che ricordi con più affetto, emozione? Ma sicuramente il primo, che è stato a Vittorio Veneto, perché avevo 8 anni. Otto anni. Nonostante siano passati un bel po' di anni, me lo ricordo ancora come se fosse ieri. E infatti poi è da lì che diciamo che il mio percorso e la mia carriera a livello nazionale, a 8 anni ovviamente, ha preso il via, diciamo, fino a quando poi nel 2007 vinsi il concorso di Enescu di Bucarest, che è considerato uno dei concorsi internazionali più prestigiosi e più importanti, e quello mi ha sicuramente aperto le porte per una carriera internazionale, diciamo, e quindi queste sono le due tappe che ricordo con più emozione e soprattutto che hanno segnato il mio percorso dal punto di vista professionale, artistico. La giornata tipo di Anna Tifu, abbiamo detto talento sì c'è, perché senza di quello forse non si sarebbe fatto tanta strada, però ci vuole anche tanto studio, tanta esercitazione, tanto sacrificio. Assolutamente sì, è uno studio costante ovviamente come per gli atleti che devono allenarsi tutti i giorni per mantenere quel livello e poi devo dire che più passano gli anni più ottieni dei risultati prestigiosi e più il senso di responsabilità cresce, quindi è un mestiere dove comunque non ti devi mai adagiare. Sì, lo studio è costante, ovviamente mi prendo i miei lunghi periodi anche di pausa, perché è anche molto stressante a livello mentale, psicologico, perché
Ricordiamo, diciamo che sei una solista, sei da sola sul palco, quindi non puoi sbagliare. Poi anche essendo una persona molto emotiva, io comunque prima dei concerti devo almeno avere, devo avere la coscienza a posto, nel senso che so che ho studiato il massimo per quell'impegno, e quello ovviamente mi aiuta anche a livello proprio di stress di testa, di sapere che almeno le mie ore di studio le ho fatte e salgo sul palco con la coscienza a posto. Quello per la testa è assolutamente fondamentale. Poi devo dire la verità, non ho mai studiato 8, 9, 10 ore come magari studiano tanti asiatici. Non sei una secchiona. No, non sono mai stata una secchiona, anzi sono una persona abbastanza pigra. Però quelle ore che faccio le faccio veramente con pignoleria, con testa, e sento di aver sfruttato al massimo quelle 3-4 ore che mi prende lo studio dello strumento. Sei cittadina del mondo, sicuramente hai suonato in tutti i posti più prestigiosi del pianeta, vivi molto, mi hai detto, a Milano, da dove ti sposti con Milano, più facilità, sì, per comodità, rispetto, esatto. Per comodità, ma sei sempre molto legata alla tua città, a Cagliari, dove quando puoi corri sempre a rifugiarti. Sempre, sì, appena ho dei periodi liberi torno sempre a Cagliari. Come tutti i sardi sono affezionatissima alla mia terra, al cibo, al mare, all'aria che si respira in Sardegna. Tra l'altro ho anche una casa a Calasetta, che è il tuo bel ritiro, esatto, tuo... e approfitto per andare lì e proprio staccare dai vari impegni. Poi abbiamo il mare a due passi, Carloforte, il Tonno, insomma, tante belle cose che ti consentono di ricaricarti, esatto, anche l'inverno capita magari di fare una scappatella per il weekend, e poi l'estate la passiamo lì, salvo gli impegni, e comunque mi aiuta, sì. Ti aiuta a ricaricare le batterie per poi affrontare gli impegni, sì, che come abbiamo detto anche dal punto di vista psicologico sono molto pressanti. Bellezza e umiltà sono i tratti distintivi del tuo carattere, lo hanno detto in molti, ci riconosci? Sì, perché sono molto timida, poi soprattutto, per la timidezza. E quindi preferisco suonare piuttosto che rilasciare interviste, questo è sempre stato un mio problema, infatti poi col violino sul palco riesco a esprimermi al meglio, diciamo, quindi sono fondamentalmente una persona molto, molto timida. Però è un bel complimento, insomma, l'umiltà è la cosa più importante secondo me, quindi sono felice di essere, insomma, di aver mantenuto comunque il mio carattere. Cioè, mi piacerebbe anche essere un pochettino più espansiva, più estroversa, però sì, sono fatta così. Sono fatta così e non penso di cambiare. C'è molto carattere sardo magari, sì, in questa sì, un tua, po' chiusa, sì, introversa. Sì. Ma sei apprezzata anche per questo, così, sicuramente, che nel resto del mondo. Ho visto tante copertine, Amadeus, premi come la IDA, il premio Parodi, consensi internazionali. Tutte queste cose rischiano di far perdere il contatto con la realtà, di portare il personaggio a vivere una vita magari non comune. Hai rischiato questo? Ma più che altro quando ero piccolina erano le mie compagne a farmi sentire diversa. Diversa, perché ho sempre fatto fenomeno. Cioè, per me suonare il violino era una cosa normale, come per le mie coetanee giocare con le bambole, non lo so, io l'ho sempre vissuta come una cosa in più, ma assolutamente normale per quanto mi riguarda. È
mentre erano gli altri, magari che sai, a 8-9 anni, quando andavo in giro a fare i concerti, magari avevo poco tempo per frequentare la scuola, per studiare, anche per coltivare delle amicizie, perché è una vita abbastanza solitaria quella del musicista, anche sì, perché passi tante ore. Sì, è un ambiente un po' chiuso, le prime donne, c'è anche molta rivalità. Sì, c'è rivalità, e poi adesso è pieno di musicisti incredibili, molto più rispetto al passato, e quindi sono veramente tante le musiciste, anche donne belle, che comunque suonano benissimo e fanno una carriera internazionale, quindi c'è tanta rivalità, ma non rivalità nel senso buono alla fine, ovviamente io so quanto è difficile questo mestiere, sono la prima che apprezza e ammira un violinista che sa suonare bene, quindi sono la prima che vado ad ascoltare i colleghi, anche perché poi dai concerti si impara anche tanto, prendi ispirazione, e quindi è molto importante anche comunque frequentare l'ambiente musicale, andare ai concerti, aggiornarsi, tenersi sempre in studio, collaborare con grandi musicisti. Io ho avuto la fortuna di poterlo fare. Hai collaborato con tanti, vogliamo ricordarne alcuni, quelli che... Ma sicuramente mi viene in mente Temirkanov, il grande direttore Yuri Temirkanov, con il quale ho debuttato a Santa Cecilia nel 2016, che è considerato uno dei posti più prestigiosi in Italia e nel mondo. Ho fatto il concerto di Shostakovich la prima volta a Roma a Santa Cecilia, quindi ovviamente è stato una delle tappe più importanti per quanto riguarda la mia carriera. Dudamel, penso a Dudamel a Caracas, abbiamo suonato insieme il concerto di Mendelssohn nel 2014, Ezio Bosso. Ezio Bosso è uno dei momenti più emozionanti, senza ombra di dubbio, con il quale c'è stata una lunga collaborazione, che è iniziata a Fiesole in occasione della giornata della Festa della Musica, dove eseguì il suo bellissimo concerto, l'Eso Concerto per violino che lui ha scritto, e quindi l'abbiamo suonato in diverse occasioni insieme. Tra l'altro l'ho ricordato di recente perché a Gualtieri, una città dove lui andava tutti gli anni, organizzano un festival in suo onore, e ho suonato il suo concerto per violino per la prima volta senza di lui, ed è stata un'esperienza molto emozionante, molto forte. Molto forte. Sì, sì. Per stare sul palco ci vuole anche una bella forma fisica, non solo mentale. Bisogna sì. essere in forma, so, sì. per reggere. No, detto da me che non faccio sport, non fai niente. Però ho la fortuna di essere molto resistente, soprattutto sono una persona che si stanca poco, nel senso che io vivo la notte, e quindi per fortuna non risento della... Anche perché comunque l'adrenalina che provi sul palco ti aiuta a mantenerti... Comunque, infatti, non senti neanche la stanchezza. È capitato di fare delle prove dei concerti dopo magari giornate di viaggio senza dormire, però quando sali sul palco quell'energia ti viene per via dell'adrenalina, passa della tensione. Certo, cioè, quindi la tensione, passa l'adrenalina, sì, la felicità sì, anche sì. di essere sul palco. La felicità quando finisce, dopo quando che hai suonato dopo bene. Che suonato sì. bene. Ogni concerto è sempre una grande prova. Sì, non ti ci abitui mai, nonostante io suoni da quando avevo 6 anni. Certo, con gli anni impari a gestire la tensione e l'ansia del palcoscenico, però è una sensazione che non ci fai mai l'abitudine, perché poi ogni posto è diverso, ogni pubblico è diverso, la sala, per quanto mi riguarda, mi condiziona molto anche l'acustica, insomma ci sono... Tanti aspetti che possono condizionare prima di un concerto, poi l'importante è saper gestire al meglio, con l'esperienza, il tutto. Il tuo violino è uno Stradivari meraviglioso. Il mio violino, sì, ho avuto lo Stradivari per 8 anni, e adesso è un periodo che è in banca,
perché l'assicurazione, diciamo, era molto molto, molto sicuramente altissimo, che poi è cresciuta con gli anni e poi ovviamente con la pandemia e con tutti i problemi che ci sono. Per il momento è fermo, ma penso lì, che tranquillo, ce l'hai, penso che lo stai suonando comunque con, sì, con sto suonando con un grandissimo violino che è il Bergonzi del 1739. E quindi sì, si parla comunque di strumenti incredibili. Certo, lo Stradivari era meraviglioso, però non escluso che tra un pochino possa... Ma lo curi, il violino lo curate personalmente oppure ha bisogno di una manutenzione diciamo particolare? Ogni anno diciamo che va portato da liutaio, ovviamente liutaio al quale si affida la fondazione, perché non è che lo puoi prendere e portare da chiunque. Portare tu personalmente? Sì, sì, e quindi ogni anno diciamo che c'è la perizia e la... Una revisione, esatto, sì, una volta all'anno. Tanti concerti in giro per il mondo, nella tua città natale, Cagliari, ne conto pochi. C'è Nemo profeta in patria. Non dipende da me, perché io a Cagliari ne faresti suono, tanti. Assolutamente sì, suonerei, è una città che amo, è la mia città, e quindi dispiace no, vedere che comunque a Cagliari suono poco, anche perché me lo chiedono, me lo chiama Cagliari, quando ti vediamo? Quando tanta gente, vedere. Tanti amici tanta lo gente, chiedo. Infatti sono contenta di aver suonato di recente in Sardegna, Sassari, ho aperto la stagione lì del teatro dell'Ente De Carolis, e infatti mi hanno chiamato a Cagliari perché a Cagliari non suono, quindi sì, non sì. Dipende, io suono dove mi invitano, quindi allora, mi invitano a mi Cagliari. Mi permetto di lanciare un appello a Cagliari, insomma, al teatro di Cagliari, ricordatevi insomma che abbiamo Anna Tifu che è un'ambasciatrice della Sardegna nel mondo. Grazie. Ti senti in questo ruolo quando vai in giro per il mondo? Hai il piacere di rappresentare la tua isola? Ma assolutamente sì, poi è un'isola che tutti amano, è un'isola meravigliosa e quindi io sono orgogliosa di essere sarda, infatti ho mantenuto, come vedete, anche il mio accento, sardo, si sente appena sì. Dico qualcosa, ma sei sarda? Io con orgoglio dico sì, sono un'isola sarda. Un'isola bellissima, dicono tutti, un'isola vero? Un'isola meravigliosa, quando... il mare più bello del mondo e quindi... E vorrebbero venire tutti in vacanza esatto, qui da noi, esatto, ti chiedono... mi invidiano molto. Ti invidiano molto. Sì, sì. Il calendario, come si... hai avuto mesi intensi, molto intensi, sì, dove sei stata ultimamente? Fortunatamente ho avuto un anno molto pieno. Raccontaci un po', perché ti ho seguito, sai, su Facebook hai sì. Tantissimi follower, hai un grande successo e riusciamo a seguire tutte le tue tappe in giro per sì, il mondo. Sì, anche perché io uso i social soprattutto anche social, per promuovere, cioè per pubblicizzare l'attività che fa, anche perché tanti giovani magari mi seguono attraverso Facebook o vedono appunto gli impegni che ho tramite i social, quindi per quanto mi riguarda ne faccio un uso anche dal punto di vista lavorativo molto utile. Sì, devo dire che è stato un anno molto pieno, adesso non mi ricordo magari tutti gli impegni, però sono stata diverse volte, mi pare che sia iniziato con una tournée in Germania, una tournée di 8 concerti in Germania, diversi recital con il pianista, con lo straordinario Giuseppe Andaloro, con il quale ormai abbiamo un duo consolidato da... ormai 20 anni credo. Quindi c'è un sì, 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 pazzesco, abbiamo di recente abbiamo avuto diversi concerti, abbiamo aperto la stagione a Verona, al Teatro Ristori per gli Amici della Musica, poi abbiamo suonato sempre per gli Amici della Musica a Firenze, al Teatro della Pergola, siamo stati in Romania, che è la mia seconda patria, la tua seconda ovviamente, patria, perché tuo padre mio papà è rumeno. È rumeno. Il tuo cognome Tifu sì. È rumeno. Ho inaugurato di recente la stagione a Milano per la Società dei Concerti, col concerto di Korngold, che è un concerto meraviglioso che ho appunto suonato per la prima volta quest'anno con la tournée in Germania. Poi adesso il prossimo impegno è a Cremona, in occasione del Festival Stradivari, al Museo del Violino, dove suonerò con uno Stradivari dato dal museo, che è lo Stradivari cremonese, uno degli Stradivari più belli. Che appartiene al Museo del Violino, infatti per quell'occasione mi daranno questo bellissimo strumento sì, che non vedo l'ora di provare. Di provare. Sì, ho suonato anche col cannone appartenuto a Paganini, col Guarneri di Paganini, il concerto di Paganini numero 2, la campanella. Un'emozione e anche pazzesca. Quella è stata un'emozione pazzesca, soltanto che ovviamente è un violino che
essendo più, non ho avuto il tempo di poter studiarci sopra più di tanto, perché mi ricordo come l'hanno dato il giorno prima del concerto, ho avuto 2 ore di tempo e poi il giorno dopo ho affrontato l'impegno. E non è facile comunque abituarsi a un violino che non è tuo in così poco tempo, però ci vuole del tempo, una certa familiarità. Per fortuna ho sempre avuto molta facilità ad abituarmi con gli strumenti, però certo averlo un pochettino di più tra le mani per avere il tempo di conoscerlo meglio è sicuramente un vantaggio per un musicista. Se una giovanissima ragazza ti dicesse: Anna, vorrei fare la tua carriera, cosa le consiglieresti di fare? Cosa le diresti? Mi raccomando, tieni presente che cosa? Ma sicuramente di studiare, quello è fondamentale. Bisogna studiare tanto, sì, ma la costanza è la cosa più importante. E poi di non scoraggiarsi, perché comunque è un mestiere difficile, la rivalità è tanta. E non è detto che se fai un concorso e ti va male poi devi scoraggiarti e abbandonare, perché io dico sempre che alla fine comunque se il talento c'è, prima o dopo i risultati comunque si vedono, e soprattutto quello anche di non bruciare le tappe, quindi di avere pazienza, costanza, studio, non buttarsi giù. Anche io ho tuttora i miei momenti, ce li abbiamo tutti. Di piccolo sconforto. Sì, ce li abbiamo. E bisogna superarli, quindi sono... Però poi trovo sempre comunque il motivo, la forza di rialzarmi e di andare avanti e di continuare. Sì. Comunque la meritocrazia nel tuo ambiente alla lunga paga, insomma, quelli sì, bravi diciamo emergono, sì, magari diciamo fai un po' sì, più di fatica, si se fa non è... sicuramente più fatica senza avere determinate cose alle spalle. Entrature, diciamo, come... perché anche quelle anche lì, servono. Anche lì? Sì, assolutamente sì, assolutamente lo vedo. Sì, in tutti gli ambienti. Anche in quello dove... Sì. Poi alla fine conta la bravura. Ed è quello alla fine che ti butta giù, dici, ma insomma, ma perché magari una persona che ha, non mi piace dire la pappa pronta, perché comunque è agevolato per diversi motivi, magari uno che non ha determinate cose alle spalle fa molta più fatica, però... È la vita. È difficile. Così è difficile la sì, vita. Sì. Nonostante il tuo carattere timido, sei stata anche la testimonia di una campagna, mi ricordo, in aeroporto di Alitalia. Sì, il carattere timido è paura, terrore dell'aereo soprattutto. Anche terrore dell'aereo. Fa ridere. Però bellissima testimonia, sì. Avevi avuto un successone. Cioè, Alitalia, infatti mi ricordo che andavo a Roma e vedevo la foto grande. Sì, poi le mie conoscenze si mettevano a ridere, perché sanno che per me prendere l'aereo ogni volta che è una tragedia. Ah, sì, ancora oggi? Sì, ancora oggi. E come sì, fai? Sì, ti, non ti, lo ti... so. Sali in aereo. Poi non prendo niente, gocce, prenditi qualche gocciolina di fiori di Bach, io non prendo niente, quindi... Vai avanti anche senza fiori sì, di Bach. Sì, per quello poi anche Milano è stata una scelta non scontata, perché quando posso poi mi sposto in treno. Da Milano evito verso magari... Nord Europa vai sì, in treno. Sì, quando posso evitare l'aereo lo evito. Anna, dunque il nostro tempo a disposizione è scaduto, ti ringrazio tanto per la disponibilità. Grazie. Ci salutiamo con un auspicio, soprattutto da parte nostra, di poterti vedere presso a Cagliari. Speriamo, me lo auguro anche io. Speriamo, grazie a voi, grazie. Thank you.